Ciao ragazzi, oggi parleremo delle figure musicali. Le figure musicali ci indicano con precisione la durata delle note. È grazie alle figure musicali che quando noi scriviamo una nota sul pentagramma ne indichiamo sia l'altezza, cioè se il suono è più alto o più basso, che la durata. Per dare un valore preciso alle figure musicali si utilizzano le frazioni, ma so che per molti di voi è ancora presto, quindi utilizzerò il battito, in English beat. Le figure che oggi vi mostrerò sono la semibreve, la minima, la semiminima, la croma e la semicroma. La semibreve vale 4 battiti. Proviamo a seguire la pulsazione. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La minima vale la metà, 2 battiti. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Quindi, per fare una semibreve, ce ne vorranno 2. La semiminima, a sua volta, vale la metà della minima, quindi vale un battito. 1, 2, 3, 4, 1. Per fare una semibreve, ce ne vorranno 4. Anche per la croma vale lo stesso sistema. Vale la metà di una semiminima, quindi mezzo battito. Proviamo a pronunciarne 2 per battito. Ta 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 ta. Quindi per fare una semibreve ce ne vogliono 8. E a questo punto abbiamo capito il sistema. L'ultima figura che vi presenterò è la semicroma. Vale metà della croma, 4 per ogni battito. Per fare una semibreve ce ne vorranno 16. Proviamo a pronunciarla sulla pulsazione. Taca 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 taca. In musica i silenzi sono importanti come lo sono i suoni. Ad ogni figura musicale corrisponde una relativa pausa. Quindi avremo la pausa di semibreve, la pausa di minima, la pausa di semiminima, la pausa di croma e la pausa di semicroma. Osservate lo spartito e scandite il battito con le mani. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Proviamo adesso a suonare lo stesso spartito, ma con un andamento molto più veloce. 1, 2, 3, 4. Come vedrete, i rapporti saranno sempre gli stessi tra le figure. La semibreve avrà sempre il valore di 4 battiti, ma durerà di meno. Per cui la durata delle figure, quindi delle note, che si misura in pulsazioni, dipende dalla velocità del battito. Un andamento lento avrà note che durano di più. Un andamento veloce avrà note che durano di meno. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Per oggi è tutto. A presto!